però prima ero più ispirato. Ce l'ha mangiata salsiccia, vai. Aspetto un po' petto. E tu? Io me ne devo andare, quindi il polpetto veloce. Il mio polpetto lo posticipo. Ehi, hey, Baldo giovane. Un commento a caldo. Ma va bene che va. Già sdraiati. Se ci arriva il c***o di fiamma proprio sulla carne, non si brucia? Si dice, si può. Ma che c***o ne sai tu? Infatti queste sono cose che devono fare gli uomini. E infatti si brucia. Ma così non è bruciato, così è la... No, così è proprio bruciato. Voglio fare delle foto pure io. Allora, Checco Fish, una piccola dichiarazione per la stampa. Cosa ne pensa di Putin e delle patatine rustiche? Come Putin, ma non ne so niente. Allora, il mio brindisi va innanzitutto a Nicola, il proprietario di casa, ma soprattutto alla possibilità che finalmente possiamo viverci questo. I momenti la semplici pegna, ragazzi, della vita. No, insomma. Qui è stata richiesta una dichiarazione, vada. Posso? Vada. Secondo me dovremmo aprirci alle nuove generazioni e chiamarlo Puppetto. Con l'asterisco alla fine. Perché per essere neutrale. Mi sembra troppo discriminatorio. Sono una persona d'onore. Detto che lasciavo passare, ho lasciato passare. Però i prossimi cacalo non sono. Io qua. Io magari, il pane, io magari. Il pane, grazie, è già pronto, Carlo. Un applauso a tutti quanti. Anche se sto mangiando non posso fare. Tu non mangi adesso. Invece è un peracoscia. Peracoscia. Guarda, c'è scritto. È Natale comunque. Puppetti, puppetti. Puppetti? Ti taglio un balaclava in un secondo. Bisogna spalare. Non scriviamo niente così. Non scriviamo niente. Tuo piede quanto è lungo? 30 centimetri sarà. Penso proprio di sì. Devi dire Chuck 1, la Santa Pera è tornata. Ma cos'è quello? Questo è un pero? Sì! Lo sapevo! Ma Carlo poteva solo piantare il pero. Carlo, facci vedere. Il patrono della Santa Pera. Carlo, chi ha portato Carlo, questo? Chi l'ha aver portato? Checco? Non Checco. Titolo, quindi ripetiamo. La Santa Pera è tornata. Scena 1, la Santa Pera è tornata. Più forte! Scena 1, la Santa Pera è tornata. Santa Pera il ritorno 2. Okay. Aspetta, aspetta, il Chuck, il Chuck. Il Chuck. Si metta dietro Giorgio. Perché io te lo metto? No, però che tu ti levi. Oh, ok. Esatto. Santa Pera il ritorno 2. Un altro Chuck, un altro Chuck. Il ritorno della Peracoscia 2. E presento a tutti quanti il nostro Gabriele Cresta che vi presenterà le specifiche di questo bellissimo pero che pianterà. Allora, trattasi di Pirus communis. Maturazione intorno a metà luglio, conserva un importante posto fra le pere precoci del mezzogiorno, molto quotata all'estero, è infatti la pera che apre l'esportazione. L'albero è molto vigoroso e suscettibile a ticchiolatura, possiamo vedere qua la ticchiolatura, frutto medio piriforme con buccia sottile e liscia, polpa molto consistente, succosa, zuccherina, profumata e di sapore gradevole. Via il pero, scavare, via scavare. Il pero, via, via. Qualità, qualità. Trucco, 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 trucco. Le comparse, via. Guarda che cosa è questa. Ritorno alla pera, però ciliegia. Motore. Partito. Audio. Partito. Ritorno della pera, ciliegio 3. Azione. Adesso Gabriele Cresta vi presenterà la descrizione di un bellissimo ciliegio. Allora. Trattasi di ciliegia durone di Vignola, maturazione intorno a metà giugno. La fioritura comprende una varietà autoincompatibile, necessità di impollinatori per produrre. Impollinatori consigliati abbiamo il Bigaro, Cresta, Proca e altre varietà durone. Ok.
Le caratteristiche del frutto: abbiamo qui un frutto di calibro medio, buccia color rosso intenso e polpa. Là sembra che stanno seppellendo uno dietro. Ottimo! Via gli alberi! Spostatevi, allargatevi, dovete fare finta di scavare. Perché questo è cinema verità! Via, chi ha portato questo cane? Il ritorno della pera 4, scavare. Giorgio, potresti scegliere un altro posto? Non sei. Maestro, qual è la... Aspetta, veloce! Ritorno della pera 4! Ti levi dai, di fronte! Aspetta, ragazzi, piantagione del pero 5! Aghi di Pino, vai, non è smetti, papà di Nicola. No, 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 dopo, per mantenere l'umidità. Quando Angelo è arrivato dicendo ci sa tutto caro, gli ho detto, mamma mia, signore. È già storto, esatto, bravi ragazzi. Dobbiamo scegliere il posto del pero. Seguiamo il messia. Ricerca del luogo del pero 1. Stiamo cercando il luogo dove depositare questo pero e donargli una vita migliore. Ammazza di... Seguiamo, seguiamo, dai! Tutta la gente che segue. Guardi a tonti, ragazzi. Poi riprendi l'ultimo raggio di sole, ma dopo riprendi l'ultimo raggio di sole e poi riprendi la stessa dell'aereo, poi il ma la striscia dell'aereo. Io voglio prendere la terra. Portare i sandwich, no? Non ce l'avremmo mai fatta senza la terra Vigor Plant. Concime Vigor Plant, ragazzi. Vigor Plant, con questo cresce più. Santa Pera, il finale! Via! Oh. Sputalo, crescilo, accudiscilo. È finita. E qua si chiude un cerchio. No. Annaffialo, annaffialo. Serve per il chakra. Chakra vegano della pera coscia. Della pera coscia. Chakra vegano. Pera coscia. Ora tutti insieme. Ok, vai. Che sta succedendo a quel povero pero? In realtà il film si chiama La morte del pero. Adesso parte la violenza. Violenza sul pero, no! Classe contadina. Foto di classe contadina. Foto di classe contadina. Abbiamo chiusa. Ecco. Foto di gruppo col pero 1. Ma chi è che scatta? Santo, non è una foto. Annaffialo, possibilmente non in questo ordine. Bravi tutti, bravi. Grazie direttore. La scena con Mia l'abbiamo fatta. No. La scena col cane l'abbiamo fatta. Piantiamo un cane. Poi con la CGI gli metti il cane. Carlo ha pisciato su Mia. Giorgio è andato a prenderlo. Ecco che si avvicina, cambio di parole, lo tocca, lo picchia molto lentamente. Giorgio non molto agile. È tornata Mia. Giorgio sta controllando il fattaccio. Mia scappa. Giorgio continua a seguirlo. Antoine intanto piscia con la corsetta laterale. Carlo butta via la felpa. Questo è tipo com'è il metaverso. Carlo va a recuperare la felpa. Sto andando a ripisciare su Mia. Giorgio sta pisciando su Mia. Squadrone contro Giorgio.
Squadrone contro Giorgio. Squadrone un po' esiguo. Esiguo, sì. Fatto da Carlo e Peppe. Giorgio si appresta a fare pipì, ma arriva lo squadrone dalle felpe nere. Guarda, si dividono su due fianchi come i romani. Ma quanto sono studiati. Morsa a tenaglia, si allargano ai lati per poi restringere all'ultimo. Lo circondano e abbassano la cintura. E inizia a toccarsi i vincendevolmente. Un po' ambientale. Giorgio sta ripisciando. Ma perché ci sono tutte queste pisciate multiple? Ma tanto sei un rituale sessuale. Sì, io ho scrollato. Danno il tempo a Giorgio di cambiare l'acqua. Ah, pistello. Questo è fair play. Si vede che c'è del rispetto tra questi animali. Giorgio. Si avvicinano. Okay, okay. Giorgio si muove, lo bloccano, lo buttano a terra. Hanno preso l'high ground. Ha preso il pino. Mia è partita all'attacco. Mia è partita all'attacco. Giorgio si rialza. Cioè si dà alla fuga. Eccoli che torna. Pacifici. Compostissime. I video, come i dipinti e le leggende parlano da sé, nessun uomo può parlare per loro, quindi il monologo conclusivo deriva al 100% da una intelligenza artificiale e fa più o meno così, scherzo fa esattamente così. In conclusione, la natura è una risorsa preziosa e unica che ci offre non solo bellezza, ma anche aria pulita, cibo, acqua e molto altro. È nostra responsabilità proteggere e preservare questo dono per le future generazioni. E proprio come la natura, l'amicizia è un valore importante che ci offre supporto, amore e gioia. Entrambi sono tesori che dobbiamo curare e proteggere con attenzione. Quindi, diamo il nostro contributo per preservare la natura e coltiviamo le nostre relazioni amichevoli. Dopotutto, sono questi i veri tesori della vita. Tomato Soup. Ma se vuoi stacca, vabbè, stai facendo le porcate. Ho fatto un altro Marco video. Del futuro che monterà sto video taglia tutta questa parte. Stai zitto Marco del futuro, sono Sarai un co. Sarai un co.